Allora, seconda puntata, seconda location, adesso non è casuale, nel senso che mi piacerebbe fare con in posti sempre diversi, adesso fare un po' le stanze, le ho finite, vediamo se riesco a organizzarmi anche per fare qualcosa fuori, però mi piaceva cambiare posto, non so perché, però vabbè, questo non c'entra niente, invece stessa felpa perché sono in casa, questa è la mia tenuta domestica, ma non c'entra. Felpa che fra l'altro fa anche pandan con la copertina del libro di cui volevo parlarvi oggi, che è Ragazze elettriche di Naomi Alderman, penso si dica così, un libro anche questo non nuovo, quindi non uscito recentemente, è del 2016, questa è un'edizione tradotta del 2022, un libro che ovviamente se ve ne parlo mi è piaciuto tantissimo, quindi questo per chiarire subito. Genere. Siamo nell'ambito dei romanzi distopici, cioè quelli che raccontano un futuro in qualche modo prossimo, credibile, ma in cui qualcosa non è andato per il verso giusto, che poi è un po' quello che succede generalmente quando guardiamo al futuro e poi arriva il futuro, no? Vabbè, a parte questo, romanzo distopico quindi prende un futuro prossimo, ma abbastanza vicino a noi, in modo che noi non lo percepiamo come qualcosa di fantasy, in cui però succede qualcosa che diciamo devia da una linea di eventi che potrebbe essere logicamente accettabile. Questo per dare una definizione un po', dai, sembra quasi seria. Questo non è un genere che personalmente mi fa impazzire, non sono un amante dei romanzi distopici, non sono, diciamo, fra quelli che vado a cercare perché sono particolarmente catturato, neanche quando poi dopo diventano serie TV o quant'altro, diciamo che quelle le serie TV con pseudo zombie, evoluzioni strane, società che va a ramengo, non sono, cioè devono essere fatti veramente bene per essere convincenti. Dov'è che devono essere fatti veramente bene? A mio modo di vedere. Il tema è questo. Non deve essere particolarmente distante dalla realtà la distopia che si verifica, cioè deve essere un qualcosa in qualche modo credibile nel suo contesto, ovviamente anche l'esempio che faccio ogni tanto, anche il Signore degli Anelli è credibile in quel contesto lì, ovviamente, non che io mi aspetto che mi appaia Gimli da un momento all'altro, ecco, oggi. Quindi non è sempre così facile riuscire a creare un futuro distopico che però riesca a catturarti, perché il trucco qual è? Se ti cattura, cioè se tu in qualche modo vedi quello che può essere il tuo domani e il tuo dopodomani, allora a quel punto diventa magnetico. Se c'è un po' troppa distanza, diventa un fantasy e un po' perde quell'energia. Ecco, questo, quell'energia lì ce l'ha tutta. Cosa ci racconta Ragazze elettriche in un futuro non troppo lontano da noi, ma che assomiglia molto a quello che stiamo vivendo noi adesso come tempo? Prima le ragazze e poi le donne sviluppano, grazie a un'evoluzione, insomma, una roba genetica, la capacità di dare scosse elettriche. Lo fanno grazie a una matassa che si sviluppa fra le loro scapole. Vabbè, questo è un dettaglio che non c'entra giusto. Però il succo è che sviluppano la possibilità di trasmettere scosse elettriche. Questo è l'espediente narrativo che serve per stravolgere i rapporti di forza fisici tipici nelle questioni di genere. Cioè, noi siamo abituati ad avere a che fare con un mondo in cui l'uomo è forte e la donna è debole, al di là di tutti i ragionamenti che ci possono fare sopra parità, non parità, quant'altro, non è questo il tema, però oggettivamente la struttura fisica maschile è predominante rispetto a quella femminile. Qui cosa succede? Grazie a questo espediente qui si ribalta tutto, cioè le donne diventano quelle fisicamente più forti. Questo fa partire tutta una serie di accadimenti a livello singolo, dei singoli personaggi, ci sono diverse storie che si intrecciano. Ma anche a livello di società, c'è fermento, viene fuori questa voglia delle donne, questa voglia di rivalsa, che poi però degenera, come tutte le forme di potere, degenera, ma non vado oltre. L'ho trovato un libro molto bello, sia per questo espediente narrativo che rende molto l'idea del ribaltamento della forza fisica, quindi dei rapporti di potere, c'è un semplice passaggio
che mi ha molto colpito e mi sono reso conto che mentre lo leggevo a livello emotivo aveva un impatto molto forte su di me, mi dava molta suggestione. Ed è, non spoilerò nulla, un ragazzo che camminando per la strada si sente osservato da delle ragazze, si sente puntato. E in quel momento lì lui vive lo stesso disagio che potrebbe vivere una ragazza ai giorni d'oggi che cammina la sera per tornarsene a casa e incrocia un gruppo di ragazzotti. Un disagio che non è detto che sia motivato, ma che comunque provi nel momento in cui ti senti fisicamente inadeguato. Ed è un disagio che io non provo mai, cioè io anche se camminassi per strada la sera tornandomi a casa incrociassi un gruppo di cinque ragazze, non mi sentirei mai né in disagio né in difficoltà. Poi magari lo dovrei essere perché non è che sono, però per farvi capire il senso e il fatto che venga completamente ribaltato questo, la narrazione di quel passaggio lì per me è stata bellissima, è stata veramente forte perché lì ho avuto proprio la percezione di quello che è il senso di impotenza che in genere faccio fatica a vivere perché non è mai su di me. Ok, spero di aver chiarito. Come è scritto? Molto bene, è scritto molto bene. Anche la traduzione, che ci tengo a dirlo, è a cura di Silvia Bre, è molto efficace. È una scrittura estremamente coinvolgente che riesce a giocare sul ritmo che è sempre molto forte, molto sostenuto, su dei toni che sono sempre molto, molto scuri, molto, molto dark, un po' come si confà forse a un romanzo distopico, ma comunque sempre molto scorrevole, molto coinvolgente e che riesce proprio ad andare a solleticare, corde emotive. Non è una scrittura descrittiva, è una scrittura emotiva e questo a me l'ha fatto piacere molto. Un libro che secondo me è notevole, quindi ve lo consiglio, anche questo non è un libro, ripeto, uscito di recente perché è del 2016, fra l'altro ha vinto un premio nel 2017, Bailey's Woman's Prize for Fiction, quindi un libro che non ho apprezzato solo io, ma hanno apprezzato un po' in tanti, vabbè questo è un passaggio un po' così, però ve lo consiglio, Ragazze Elettriche, romanzo distopico, ribaltamento dei ruoli di potere a livello fisico nei due generi, maschio e femmina, e tutto quello che ne consegue a livello di società, a livello di gruppi sociali. Molto interessante, molto bello, si divora, sono 400 e rotte pagine, ma si divora, una lettura che vi consiglio e che vi invito a mettere nel vostro comodino delle letture. Grazie, alla prossima.